Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi un nuovo video. Questo è un video tag carinissimo che ha inventato la stupendernima la Cristina, della quale vi lascio il link sotto nell'info box, perché è una ragazza veramente simpatica, fa dei video brevi, concisi e molto 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 divertenti, e alla quale hanno un bacione stramega mega enorme. Il tag in questione, come avete letto dal titolo, è Voglia di 90. Ho deciso di fare anche questo tag, anche se, come ben sapete, non voglio fare molti tag perché vedo che insomma non vengono apprezzati molto, però questo mi piaceva, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché appunto io gli anni 90 li ho vissuti tutti, essendo nata nell'84, nel 90 avevo già 6 anni e quindi fino al 99 riuscivo a capire bene qualsiasi altro tipo di cosa, e ho deciso quindi di farlo. Allora, la domanda 1 è: il tuo film preferito? Allora, nel 90 il mio film preferito è stato il Titanic, che l'ho visto tipo 100.000 volte al cinema, perché praticamente con i miei amici era di routine andare al cinema la domenica pomeriggio. Qui nella mia città aveva aperto da poco il cinema e Titanic l'hanno trasmesso per tipo 3-4 mesi, cose del genere, e quindi praticamente quasi tutte le domeniche andavamo al cinema a vedere Titanic. Poi mi sono comprata la cassetta, me lo sono visto, stravisto, rivisto, quinti visto, e quindi dico Titanic. Poi, domanda 2, cantante o gruppo preferito? Allora, negli anni 90, allora, precisiamo, io sono sempre stata una grande fanatica della musica e ne ho sempre ascoltata di tutti i generi, dalla musica commerciale alla musica un po' più rockettara, alla musica un po' più classica, tutti i generi di musica. Comunque negli anni 90 il mio gruppo preferito per eccezione erano le Spice Girls, io le adoravo veramente tanto. La signora al piano di sotto mi regalò per la mia prima comunione il primo CD delle Spice, appunto Spice, e da allora me ne sono follemente innamorata, tuttora l'ascolto. Mi sono anche, un ragazzo che conosco tra l'altro mi ha anche dato un DVD dove dentro ci sono tutti i loro video, tutte le loro canzoni, ogni tanto me le riguardo perché io le adoro. Parlando di cantante preferito, ragazze, non è che fosse stato il mio cantante preferito, ma con l'uscita di Vaffanculo iniziai a sentire Marco Masini, che poi però nel tempo si è rilevato essere veramente il mio cantante preferito, cioè ora ascolto praticamente solo Marco Masini, in macchina ascolto Marco Masini, ascolto ovunque Marco Masini, ma comunque insomma quelli sono dettagli. E quindi insomma, con l'avvento di Vaffanculo, lui si sapete è venuto fuori nell'89-90 con Disperato, però io ero veramente piccola, mentre quando ne uscì Vaffanculo insomma fu una canzone un po' criticata proprio per le parolacce, però da allora ho detto no, lui cioè, è troppo forte, io ascolto Masini e lo riascolterò sempre, e infatti tuttora che sono passati quasi tipo 25 anni continuo sempre ad ascoltarlo. Poi, domanda numero 3, quali erano le sue caramelle preferite? Allora, chi se ne ricorda? Comunque, di quegli anni, di quando andavo a scuola, le caramelle che mi ricordo io sono le Goleador, che credo che esistano anche ora, e quindi dico le Goleador. Poi, domanda numero 4. Come ti piaceva vestire? Allora, come vi dicevo, cioè gli anni 90, nonostante li ho vissuti, ero molto piccola, quindi mi vestivo, tra virgolette, come mi vestiva mia mamma. Quando poi c'è stato l'avvento delle Spice Girl, ho iniziato a vestirmi stile loro, cioè stile portavo i jeans con le mega ceppe, le avevo comprate di un colore rosa tenue, erano bellissime. Tra l'altro mi ricordo anche, ci ho fatto anche diverse figure di merda, perché le prime volte che le mettevo era impossibile praticamente camminarci, e quindi insomma ci ho fatto anche delle discrete figure di merda, ma dettagli ovviamente. Poi, domanda numero 5. Programma TV preferito? Allora, essendo una bambina, io guardavo molto spesso Bim Bum Bam, che era appunto quel programma che trasmettevano tra un cartone animato e l'altro. Però mi ricordo molto bene, ho questi ricordi, che guardavamo sempre con mia mamma e mio babbo Sarabanda,
La sera all'ora di cena guardavamo sempre Saravanda, che era appunto quel programma condotto da Enrico Papi, e poi mi piaceva tantissimo Furore, che veniva condotto da Alessandro Greco. Sono veramente stati due programma, erano due programma musicali. Anzi, appunto, mi piaceva appunto stare lì, cercare di indovinare le canzoni, eccetera, eccetera. Sono sempre stata una music fan. Poi, domanda numero 6, telefilm preferito? Oh, qui voglio spezzare una lancia a favore perché nessuno di quelli che ho visto fare questo tag ha rammentato il mio telefilm preferito per eccellenza, alias Dawson's Creek. Io ragazzi Dawson's Creek l'ho iniziato a vedere che facevo le superiori, comunque era sempre tipo 97, 96. Ora non mi ricordo l'anno di preciso, e mi ricordo che andai giù in cantina a prendere una televisione Mignon in bianco e nero per potermelo guardare praticamente la sera, lo facevano la sera e poi facevano le repliche il sabato pomeriggio. Io me lo riguardavo sia la sera che poi il sabato pomeriggio le repliche. È stata una serie che è durata per 7 stagioni, io le ho tutte e 7 in DVD, mi sono comprate DVD in originale tutti a Londra e continuo anche quella a guardarmela tantissimo perché proprio mi piace da morire. Seguivo anche ragazze come telefilm, Un medico in famiglia, però diciamo quello un pochino più recente perché la prima stagione c'è stata nel 1998. Comunque anche quello è stato un telefilm della mia infanzia, adolescenza e tuttora lo continuo a guardare perché le serie stanno andando avanti, non so neanche a che numero siano arrivate, però tuttora lo continuo a guardare e tuttora mi piace da morire. Tra l'altro l'ultima serie che c'è stata l'anno scorso è stata una stagione bellissima, piena di pianti, di tutto, quindi sicuramente Dawson's Creek e Un medico in famiglia sono i miei telefilm preferiti. Guardavo anche Beverly Hills, però Beverly Hills era troppo piccola, quindi non riuscivo bene a capire le cose, mentre Dawson's Creek, ormai ero già adolescente, parlava comunque di adolescenti e mi ha veramente tantissimo colpito. Poi, domanda numero 7. Il tuo gioco preferito? Allora, io fin da bambina ho sempre, 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 sempre giocato a carte, sia stato briscola, scopa, ramino, 3-7, con i miei nonni. Quindi diciamo, il primo gioco in assoluto è stato le carte in tutte le sue sfumature. Poi un altro gioco che adoravo era il Monopoly. Ci ho praticamente giocato fin da piccola perché ce l'aveva mia mamma, addirittura di quando era lei ragazzina, e poi ci ho iniziato a giocare io. Poi l'ho ricomprato, poi mi sono evoluta, sono andata su altri tipi di Monopoly. Ora ultimamente, quando tipo si fa le serate in casa così tra amici, giochiamo spesso a Monopoly City, quindi cioè da bambini a grande il gioco non è cambiato, è sempre Monopoly. Poi domanda numero 8, il tuo libro preferito? Come la musica, anche i libri sono sempre stata una mia ossessione fin da bambina. Ho sempre letto tantissimo. Negli anni 90 i miei due libri preferiti sono state Ascolta il mio cuore o tuo cuore, ora non mi ricordo bene il titolo perché ce l'ho in soffitta, e poi è Matilda, che penso che comunque lo sappiate tutti che cos'è perché c'è stato fatto anche un film successivamente, quindi sono appunto Ascolta il mio cuore e Matilda. Sono due libri che parlano comunque di bambine, libri leggerini, e che adesso sono stata costretta a mettere in soffitta perché altrimenti leggevo solo quelli, perché mi garbavano talmente tanto, cioè proprio i libri consumati, sfogliati, proprio perché appunto mi piaceva molto 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 leggere questi due romanzi qua. Domanda numero 9, la mia cotta adolescenziale. Allora, la mia cotta adolescenziale, ragazze, è la più forte c'è stata quando ero in prima superiore. Che dovete sapere che quando io facevo la prima superiore c'erano i ragazzi che frequentavano la quarta e la quinta che erano parecchio più grandi di noi perché mega bocciate, eccetera, eccetera. Io mi ero follemente innamorata di un ragazzo che faceva la quarta e quindi praticamente facendo la quarta me lo sono portato dietro anche l'anno dopo. Io in quei 2 anni non vedevo nessuno, vedevo solo ed esclusivamente lui. Volete sapere com'è andata a finire? È andata a finire che io sto con Gabriele e lui non lo so neanche, perché non ci siamo veramente, non l'ho neanche più rivisto nonostante abiti comunque nella mia città. Quindi è stato un amore solo da un lato, vabbè, lasciamo perdere. Domanda numero 10, il tuo profumo preferito? Allora ragazzi, il mio profumo preferito era Occhi Verdi. Allora, io non so se lo conoscete, se trovo una foto ve lo metto qui da qualche parte. Mi piaceva questo campioncino perché in profumeria, a quei tempi c'era la chiocciola, mi regalarono una mini size e da allora io ho sempre solo comprato praticamente quel profumo.
Quindi praticamente il profumo ha accompagnato la mia infanzia e quella lì. Adesso non credo neanche che esista più. Comunque era un profumo molto buono, molto dolce e agro nello stesso periodo, nello stesso frangente, e che comunque persisteva molto sul corpo. Quindi praticamente occhi verdi, top forever, cioè se lo ritrovassi o se lo rifacessero sicuramente lo andrei a riacquistare. Bene ragazze, la domanda numero 11 mi chiede di taggare qualcheduno, però praticamente questo tag lo avete già fatte in molte e quindi non vi taggo. Se lo volete fare, ovviamente fatelo, siete ben accetti. Mi raccomando, ricordate di rammentare che il tag l'ha inventato la mia amicissima cuoricino Cristina. E niente, io vi mando un bacione e fatemi sapere anche voi sotto nei commentini se avete vissuto gli anni 90, come li avete vissuti, cioè se da adolescenti, bambini, adulti e quant'altro. Io vi mando un bacione di nuovo e al prossimo video. Ciao!